Alessandro Castagno, capo di staccamento del Vigile del Fuoco di Rivarolo, un appuntamento particolare, un incontro con gli amministratori del territorio per presentare il progetto legato appunto al vostro distaccamento. Ce ne vuoi parlare? Sì, allora questa sera ci ritroveremo tutti quanti insieme per discutere, cercare tutti insieme di raggiungere l'obiettivo di focalizzarci per l'impegno di realizzazione di un nuovo mezzo di soccorso. Visti i tempi non è una cosa facile e cercheremo tutti insieme magari di puntare a realizzarlo magari in maniera un po' più semplice, perché con i tempi che corrono non è molto facile il raggiungimento della quota. Va ribadito l'importanza della presenza dei vigili del fuoco, sia effettivi che volontari sul territorio, perché voi costantemente lavorate per il territorio, date una mano e i servizi da fare sono anche tanti. Sì, i servizi da fare sono tanti, il mezzo che si sta infatti puntando a realizzare è un autopompa serbatoio, di conseguenza il primo mezzo ad intervenire su qualsiasi tipologia di intervento. Cerchiamo tutti i giorni di garantire un servizio alla cittadinanza e al comando provinciale. Diciamo che quello che lanciate in questa occasione, in questo incontro, è proprio un vero e proprio appello sia agli amministratori ma al territorio, perché il territorio ha bisogno di voi. Sì, il territorio ha bisogno, gli interventi sono sempre tanti, comunque le cifre annuali sono sui 300-350 interventi l'anno, di conseguenza è già un bel numero di interventi su 365 giorni all'anno. Collaborazione con i comuni, che è fondamentale, perché appunto diciamo quante volte c'è bisogno di voi, quante volte c'è bisogno anche che ci sia un buon rapporto con le amministrazioni locali e i sindaci e gli assessori. Sì, effettivamente è così.